Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, ce l'avamo lasciati qua in attesa di iniziare la partita di Europa League contro il Rubin Kazan. Allora, la situazione è come già vi feci vedere nei precedenti video, ma adesso potete rivedere in basso a destra, ora, appunto, è questa qua. Siamo messi veramente male, perché in tre partite abbiamo fatto solamente un punto, siamo all'ultimo nel girone, però la speranza è l'ultima a morire. Perché? Perché questa qua, attenzione a tutto, questa qua è la prima, no, diciamo, partita di ritorno, mettiamola così, e insieme a questa ne dobbiamo fare altre due, perché ne avevate tre, in totale bisogna farne sei, e anche se non sarà sicuramente semplice, anzi, sarà veramente difficile, diciamo, in palio ci sono 9 punti, ovvero vincendo tutte e tre le partite possiamo fare 10 punti. E se dovessimo fare 10 punti, non dico automaticamente, però di solito una squadra riesce a qualificarsi. Di solito. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'Europa League, il nostro unico obiettivo è vincere. Bisogna solamente vincere. Quindi iniziamo questa partita qua e guardiamo un po' cosa accadrà, no? Allora, intanto una cosa che voglio dirvi, sono arrivati i messaggi. Sia Castagne che Sarri sono infortunati, il primo per 4 settimane e il secondo per 3 settimane, quindi difesa non è che siamo messi molto bene, tanto per incominciare. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, sì, va bene, ok, va bene così, via, iniziamo. Sotto la neve, speriamo di vedere il pallone, perché di solito non lo vedo. Insomma, detto questo, iniziamo questa partita. È buona, vai Maximin! Dio buono, de. Vai Maximin, tira! Non ci voglio rete. Mamma mia, meno male l'ha buttata fuori. E tira Mastur! Dai, cazzo, ancora! Attenzione, siamo sempre lì. Tira Maximin! Eccolo! La tocca lui sul finale del primo tempo. E andiamo, Dede. Ma era anche l'ora. È 2:30 sta attacca. Non ci riusciamo a buttarla dentro. Meno male. Maximin di piattone sinistro. La butta dentro. Ole, 1-0. Mi si è fatto male Armstrong. Maledetta la miseria. Mentre esultavo per il gol, si è fatto male lui. Quindi, facciamo questo lavoro qui. Dai, levo anche Cerny che è stanco. Boh, giochiamo, de. Diamo sì, via. Non è correttissimo, però l'unico sarà a fa. Un ciò attaccante, perché Zivkovic già, per chi se lo ricordasse, vabbè, ve lo dico ora, è anche squalificato, quindi. Insomma, finisce appunto il primo tempo. Certo, potevamo aspettare il primo tempo in fambi. Insomma, e niente. Siamo in vantaggio. Ora, purtroppo c'è questa cosa Armstrong, anche a livello di infortuni, oltre a Castagne e Sarri. Andiamo un po', cerchiamo di tenerlo, questo vantaggio qui, nel secondo tempo. E tira! Bella roba! 2-0! Bilal Oshik! Non ha tirato tanto di potenza, ma abbastanza di precisione. Infatti capivo che poteva tirare, non lo so, perché ho visto, era un tiro abbastanza lento, quindi non era nemmeno così caro da essere pronto eventualmente a esultare. Invece l'ha buttata dentro. 2-0, subito così, iniziamo il secondo tempo nel migliore dei modi, facendo un gol con Bilal Oshik. Mamma mia, Dragoschi, vola! Cambio. Metto Ralt al posto di Mastur perché è un po' stanchino. Attenzione, dai, ripartenza. Vai Marchino, vai Marchino. Rigore. Ho detto perché pensavo avesse preso il pallone. Evidentemente mi stavo sbagliando. Addirittura rosso. Boh, mi sembra esagerato. Forse era l'ultimo uomo. Vedrai, sì. Attenzione, Boscolo Zemelo alla battuta. Eccolo lì, 3-0. Partita chiusa, sì. Chiusa. Bene così, vai. Vale. Fatti da lui perché è capitato lui, Poteva benissimo venire anche Dragoschi. Tra Dragoschi. Insomma, 3-0. Mamma mia, Ralt, cosa ha fatto? L'ha presa. Attenzione, Ralt. Mamma mia, che gol. Ralt, di prepotenza.
ha quasi bruciato, perché alla fine l'ha presa il difensore, ma l'ha ripresa subito Ralke. Appunto, il difensore avversario l'ha scartato, addirittura due, e l'ha messa dentro. 4-0. Ralke ogni tanto sorprende. Ci prova di testa. 4-1. Fatto gol, chi è? Non lo so, vabbè. Insomma, Rubin Casale riesce a fare gol della bandiera. E andiamo. Finisce così, 4-1. Prima vittoria in Europa League dopo 4 giornate. Insomma, però bene così. Ora andiamo a 4 punti e in teoria abbiamo superato in classifica Rubin Kazan, quindi terzi ci siamo. Purtroppo ora bisogna vedere quanto hanno fatto le altre. Dov'è il Valencia? Non lo vedo. Sarà giù. Vabbè, era poi controlleremo poi dopo quando andremo a giocare la prossima d'Europa League. E ora pensiamo alla prossima partita, che è molto probabilmente di campionato, addirittura con la Fiorentina. Quindi pensiamo a questa. Intanto il video è iniziato bene, è già qualcosa. Insomma, andiamo a fare la prossima partita. Allora, Armstrong si è distrutto per 4 settimane, maledetta la miseria. Però in regola è rientrato Zivkovic, cioè è rientrato, dato che prima era squalificato, in campionato no. Però ora abbiamo un'altra volta a disposizione Zivkovic. E boh, fatemi vedere com'è attualmente la rosa. Qui ci c'era Maximin, qui ci c'era Ceccherini. Di va ci farò giocare lì, anche se non è il suo ruolo. Dov'è? Lui, Bosco lo Zemo. Che fra l'altro lo schiocco anche lì, così perlomeno è fra, diciamo, panchinari, ecco. Quindi andiamo a fare la prossima partita. Andiamo a giocare contro Fiorentina, già in casa. Qui le maglie, mamma mia, ma cazzo, ma lo vedete che è tutto sbagliato. E no, ci deve andare lui. No, va, rimaniamo così, va con Ceccherini terzino, Bosco lo Zemolo centrale. Via, iniziamo. Iniziamo questa partita, questo derby toscano. E tira Zivkovic subito. Maximin davanti, maledetta la miseria. Bella roba, vai Maximin e tira. Tiglio Monodi. Dai, dai che siamo partiti bene. Vai Hakim. No, maledetta la miseria di. Vai Marchino. Non ci voglio reti. Mare, ma cos'è? Occhio. Mamma mia, meno male. Lo fare, oh, vai Mastur. Oh, finalmente Hakim Mastur la blocca lui. Boh, la chiesa in stanza alla Karate Kid, e andiamo. Da due si provava a attaccare, fa qualcosa e non voleva entrare in pallone. Finalmente meritato vantaggio, anzi strameritato. Fiorentina non ha fatto nemmeno un tiro, nemmeno in forma, proprio nemmeno un tiro. Insomma, 1-0 Hakim Mastur. Attenzione, vai Maximin. Vai, vai Zivkovic. È stanchissimo Zivkovic. Tira. No, ancora. Maremma cane. Finisce così il primo tempo. Dominio clamorosamente nostro. Fiorentina si è mai resa pericolosa. Però purtroppo per noi il risultato è solamente di 1-0. Siamo in vantaggio solamente di un gol. Diamo un po' cosa a creare nel secondo tempo e speriamo di contare su questi ritmi, ma soprattutto cerchiamo di tenere questo vantaggio. Tanto io faccio un cambio, levo Mastur e metto Pereira, levo Cerny, metto Barella e dopo forse metteremo Ralta al posto di Maximin. È arrivato il momento di fare il cambio. Maximin non ne vuole più. C'è anche Angelino, è stanco, però è messo ancora peggio Maximin. Quindi vai, mettiamo Ralta. Rigore, rigore, non so per cosa, perché guardavo il pallone, non so cosa è successo. Stare fatto rigore. Zivkovic ha la battuta, attenzione. Ed eccolo lì, ed eccolo lì. 2-0. Ricky Zivkovic, ci pensa lui. Sul rigore al 68esimo. E andiamo, e andiamo, e andiamo. Via, ora si può un po', diciamo, rallentare il ritmo, dato che comunque tanta gente è stanca per via della partita di prima di Europa League. Quindi ora andiamo tutti dietro. Difesa oltranza. Attenzione Zivkovic, chiudila. Madonna che piedi Zivkovic. Attenzione, perché Dragovski non ha fatto niente?
insomma, la Fiorentina è la prima volta che si presenta veramente in maniera pericolosa nella nostra area, riesce a fare il gol. Zotta di Dragowski, che comunque è uscito senza magari provare a prenderla. Cioè, va a calare l'86esimo. Purtroppo non è ancora finita. 2-1. E andiamo. 2-1. Vinciamo anche il campionato. Per quanto riguarda questo video qua, chiaramente. Boh, il video è iniziato in maniera super. 2 vittorie su 2. Guardate le statistiche. Davvero, Fiorentina non ha fatto niente. Soprattutto in confronto a noi. Forse un po' per il possesso palla. Sì, vabbè. Però niente di che. Insomma, andiamo a fare la terza partita del video e speriamo di continuare su questa, diciamo, onda, no? Che per ora, come ho detto prima, con l'inizio del video, è più che positiva. Grazie a questa sosta dovuta alle nazionali per alcuni giocatori, chiaramente, che appunto non erano stati convocati per le loro nazioni, tanti hanno riposato e inoltre, come è scritto qua, sono ristabiliti sia Armstrong, sia Sarri che Castagne. Sulla carta, almeno nel senso, qui è scritto così. Ora però dobbiamo vedere un attimo, vedete, come sono messi. In realtà l'unico che ha pienamente recuperato è Sarri. Castagne e Armstrong erano sempre il cerottino. Quindi nella prossima partita Armstrong e Castagne direi di metterli dietro, nel senso metterli in panchina. Quindi, allora guardiamo un po'. Sì, abbiamo la maglia bianca, c'è una trasferta. Si schiocca Blanco, che tutte le volte mi scordo di metterlo in trasferta in Europa League. Stavolta me lo ricordo. E mettiamo Ceccherini al posto di Castagne e Maximin al posto di Armstrong. Per il resto dovremmo esserci. Quindi niente, iniziamo questa partita. Insomma, iniziamo. Iniziano loro, anzi. Via, dai. Buona, poi Cerny, è buonissima. Eccola lì, dopo 3 minuti, va con Cerny, la tocca lui, per una mezza zotta del portiere, e occhio risulta come fece Mastur prima. E andiamo, bello, Angelina Bo, la data di ossia Cerny. Non ho capito se abbia fatto il difensore, ma per fortuna è andato in piccionaia. Cerny tira di sinistro, portiere la prende male e la butta dentro la porta. Vai Maximo, l'ha bruciato! Vai! Vai! Maremma cane, cosa aveva fatto Maximinde? Vai Masturre, tira! Eccolo! Akin Masturre! Al 38esimo! 2-0! Raddoppio per il Livorno! Bello, Diego! Ma come si gioca bene, Diego? Non so se volevo far ridere questa partita lì. Poi non si gioca bene. Insomma, resta di fatto, siamo in vantaggio per 2-0. Olè. Aio, meno male. Vola Blanco. Finisce così il primo tempo. 2-0. Ancora una volta in vantaggio. Bella roba, davvero, bella roba. Palermo ha fatto un tiro, guardate. Ora non è che abbiamo fatto sta quanti. Però resta di fatto che il vantaggio è più che meritato. E ora niente, andiamo a fare il secondo tempo. Però prima di far ciò, come sempre, cambi. Faccio cambi perché la prossima partita, non so se l'avevate notato prima, no, probabilmente no, perché era già sulla giornata di appunto questa partita contro il Palermo. Comunque, la prossima partita è fra 2 o 3 giorni. Ci vedrà giocare subito contro il Malmo in Europa League. Quindi è meglio far riposare i giocatori, ecco. Insomma, iniziamo il secondo tempo. Vai Maximin, Dio buono, ti ha rigirato bene però. Niente. Dio buono Zinkovic, che cosa stava per fa? Aio. Porca puttana, di Vasquez, se non sbaglio. 2-1. Sempre lunga ora. Ora c'è da patire. Non è come prima che mancava poi minuti. Ora c'è da patire parecchio. Dai, cerchiamo di fare, non lo so, il terzo gol, dato che parte in questa occasione via e dove si attacca a noi. Voglio fare un cambio. Levo Benassi e metto Zemelo. Vai, Boscolo. Zemelo, vai. Dio buono il De Schick, vai, Zemelo, tira! Non ci voglio reti. Lo farò il De Schick. Eccolo lì, filato il De Schick. 3-1.
E andiamoci, abbiamo ripreso in mano la partita. Infatti che c'è uno dietro, non so se l'avete visto, eventualmente mettete dietro il video, pare Djikovic in tribuna. Per cui va bene così. Odjic 3-1 e andiamo. Odjic è l'ultima occasione della partita, probabilmente, ecco, preso nel gruppone Pereira. E finisce così, 3-1, un'altra vittoria. Bene così. L'unico problema, l'unica, diciamo, pecca, no, che c'è, è che l'unico difetto, chiamate come volete, a parte le statistiche impressionanti, è che per ora in tutte le partite almeno un go lo prendiamo sempre. E non è una cosa che mi piaccia tanto, magari dovrebbe arrivare a zero, ecco, cioè vedere tutte le volte il risultato quando si vince lo zero per gli avversari, se si vince. Comunque, come avevo detto, prossima partita contro il Malmo in Europa League. Se vinciamo lo superiamo, quindi andiamo e guardiamo un po' di far qualcosa, ecco. Guardiamo se Armstrong e Castagne, no, volevo vedere se erano tornati, invece no, c'hanno sempre il cerottino, quindi niente. Continuiamo anche stavolta a far giocare Maximin e Ceccherini, almeno salvo che si sia squalificati. Quando ha voglia vi va, vai. Va bene così, per le maglie. Fatemi vedere, speriamo non ci sia nulla, a parte che sono un po' stanchi parecchio, soprattutto Maximin, però giochiamo così, iniziamo almeno così. Torna Dragowski in porta, dato che si gioca in casa. E insomma, iniziamo e guardiamo un po' di vincere questa partita. In notturna, si inizia noi. Andiamo ragazzi, andiamo ragazzi. Mamma mia, Dragowski meno la leva, andava nel 7. Vai Djikovic! Maremma cane! Dai! Tira! Ma dai, ma questo è uno scherzo, eh! Vai Maximin! Vai e tira! Dai! Ma perché non hai tirato? Lo farò! Dai, ma perché? Ma perché? Lo farò, Mastur. Vai, Maximin. Eccolo! Maximin! La sblocca lui! Alla fine del primo tempo! Finalmente, non ne potevo più. E ora attaccavo nei volanti a uno. Però il merito va tanto, tanto, tanto a Mastur, che ha fatto tutto lui. Vabbè, ha messo una palla così a Maximin. E meno male, non ha sbagliato. 1-0. Finisce così appunto il primo tempo, 1-0. Cerchiamo di mantenere il vantaggio, dato che le possibilità di mantenerlo ci sono, anche perché facciamo solamente tutto noi, a parte un'occasione e basta. E niente, andiamo a fare il secondo tempo. Vai Maximin, tira! No, no, no. Io dico, ma perché? Meno male siamo in vantaggio. Ma perché, capitan, questa cosa vedi? Cambio. Allora, andiamo un po', qui sono tutti stanchi. Allora, un primis Mastur. Vai. Poi faccio questo lavoro qui. Levo Djikovic, metto Zemalo. Però poi ci cambio Cerny. Metto anche Benassi, rivà. E metto Armstrong al posto di Maximin, tanto per farlo un po' corri, ecco. Anche se in realtà c'è il cerottino, non so come non c'è, però faccio entrare ugualmente. Vai Armstrong! Ma dai! L'hanno fatta! E vai! Dai Cerny, ti smetti anche te! Ma che dai da solo! Eccolo lì! Pereira! 2-0 al 78esimo, sì! E andiamo! Finalmente! Lasciate spiegare in mente da solo! L'ho fatto girare da fare aria! Di precisione, e meno male non mi ha deluso. Ole, via. Finisce così, meno male, 2-0. Siamo, meno male, secondi adesso, se non sbaglio, in Europa League, nel girone. E quindi la qualificazione sembrerebbe la nostra portata. Il problema è che dovremmo andare a giocare l'ultima partita del girone, appunto, contro il Valencia, che è la squadra che sino ad ora si è dimostrata più forte delle altre.
per quanto riguarda i discorsi Europa League, chiaramente, per quanto riguarda soprattutto il nostro girone. Insomma, niente, detto questo, meno male ce l'abbiamo fatta. Statistiche, bene o male, sono a favore nostro, quindi la vittoria è stata parecchio meritata. Era niente, devo fare l'ultima partita del video, che se non sbaglio ci vede a giocare in campionato. Non so contro chi, però a regola sicuramente dovremmo essere tornati appunto nelle partite del campionato. Fatemi vedere, contro il Bologna. Andiamo quindi a fare quest'ultima partita in casa col Bologna e speriamo di chiudere appunto il video in bellezza, come del resto lo è stato il video. Sì, va detto ragazzi, è stato veramente incredibile questa volta qui. Comunque, prima di iniziare mi è arrivato il messaggino che ho scritto che Cerny non si sente pronto. E io direi di giocare così. Sì, vai, iniziamo, eventualmente poi faremo qualche cambio dopo. Iniziamo, anzi, iniziamo loro battendo il calcio d'inizio. E vai Armstrong che sarà solo! Eccola lì! L'astronauta la stocca lui dopo 10 minuti! E andiamo che... Ma non è l'astronauta, è Basturre che botta! E andiamo che... Va bene uguale. Vi ve lo vedete cosa succede a vinci un giocatore lo scarpetto uguale. Pensavo fosse Armstrong. Siccome non ho voglia e personalmente preferisco non mettere l'impostazione col nome, perché così sembra, tra virgolette, un po' più reale il gioco. Insomma, è mio in fondo. Insomma, comunque, a chi Mastura sblocca lui. Scusate per l'errore. Attenzione, questa volta è lui! Adam Armstrong! E questa volta non sbaglio neanch'io. Con un altro il gol non sbaglio nemmeno io il nome. Questa volta è proprio l'astronauta Adam Armstrong. 2-0. Ma che partenza. Attenzione Old Chic. Vai. Dio buono te. Mamma no. Cosa stava per fare Armstrong? Se ho fatto un miscul fra... è come sempre il mio barbettio classio. Perché vado di troppe cose insieme, ragazzi. Non ce la fa. Attenzione. Mamma mia. Fuori. Maremma cane. Finisce così il primo tempo. 2-0. Predominio nostro anche in questa partita. Bene così. Insomma, speriamo di tenere. Anzi, di non far botta nel secondo tempo. Intanto vi guardiamo un po'. Cambia qualcosa. Mettiamo Barella al posto di Masturre. Maximin al posto di Zivkovic. E Ralta al posto di Old Chic. Dai, per ora. Cioè, per ora. No, va bene così. Sia perché sto stanco e poi toccandomi. Il risultato per ora lo permette. Quindi, speriamo bene. Ah, io, attenzione! Mamma mia, meno male. Occhio, ragazzi, in difesa. Attenzione Barella! Ci mette la firma anche lui, 3-0. Partita chiusa, direi. Eh sì, oh. Dai, 3-0, manca 20 minuti. Direi, anzi. Sì, dai, 20 minuti perché ci aspettiamo anche di uno. Insomma, via. Bene così. E finisce così, 3-0. Chiudiamo veramente in bellezza questo video. Anzi, proprio questo episodio. Perché veramente è stato incredibile quanto successo. Cioè, ragazzi, abbiamo vinto tutte le partite. 5 partite su 5. Mai successo, credo, sì, se non sbaglio, nella storia di questa serie. E niente, bene così, guardatevi. Meritato, anzi, vittoria meritata, clamorosamente. Bologna, ragazzi, non ha fatto niente. Sono riuscito a non fare niente, meno male. E insomma, inoltre, per chi non se ne fosse accorto, è tornato anche Castagne, che a parer mio è uno dei giocatori più forti che c'ho a squadra, anche proprio come caratteristiche, ecco. Insomma, detto questo, ragazzi, il video, come ho già detto, si conclude qua. Sì, intanto io mentre parlo alleno, andiamo un po' a stare qualcuno. Bene, Blanco è salito, sempre comodo, anche se non è il portiere titolare. E niente, il video finisce, però prima voglio farvi vedere, anche se so già quanto che giocheremo, appunto, la prossima partita con la Roma, ragazzi.
Quindi diciamo che il prossimo video, il prossimo episodio inizierà veramente con un big match subito. Partita importante, fatemi vedere un attimo la classifica, perché comunque abbiamo vinto ma non siamo messi bene. Perché diciamo che l'obiettivo Champions è ancora molto lontano. Bisogna raggiungere la Juve che ha un distacco a noi di 6 punti, però sicuramente siamo messi molto meglio rispetto ad inizio video, inizio episodio. E niente, andiamo a giocare contro Roma che è prima fra l'altro. Quindi ragazzi, veramente un big match. Quindi niente, passiamo alle conclusioni. Innanzitutto vi ringrazio come sempre in primis per la visualizzazione. E poi vi ricordo di fare, o di mettere, ve lo vi pare, se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Perché? Perché così facendo rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, detto questo vi aspetto al prossimo episodio, che poi dopo questo addirittura arriviamo al calcio mercato perché inizia dicembre. Via, detto questo vi aspetto al prossimo video. Ciao!